appena svegliato e già devo uscire. Devo andare da un cliente stamattina a parlare. Tra l'altro oggi è il mio ultimo giorno di ancora vacanza perché domani è il primo giorno di lavoro. Quindi niente, c'è anche un tempo un po' schifoso. C'è un brutto tempo. Adesso mi preparo e 5 minuti parto. Tommy bevo un goccio di succo e via. Allora, questo non dico che sia diventato un canale di cucina, però oramai uso spesso il microfonino, no? Solo che non avevo un punto dove appoggiarlo, quindi ho appena messo nel cavallettino della videocamera questo cold shoe e quindi adesso io posso semplicemente metterlo qua e non mi rompe le palle, lo posso portare in giro. Spero che sia abbastanza comodo tenerlo in mano, però vabbè, insomma, questa è la situazione. Allora, è mezzogiorno e 40, devo pensare un pochino a cosa mangiare. In tutto questo ho ricevuto un'email dall'azienda, dalla nuova azienda dove inizierò a lavorare domani e mi fanno domani alle 9 di andare lì e che firmerò il contratto e tutte cose. Quindi è un grande... Sono decisamente... Non direi agitato, però eccitato. Cioè, voglia di iniziare... Una cosa che mi infastidisce è... Che ultimamente io sto essenzialmente, mi sveglio tardi, non faccio un cazzo, come dicevo, la vita un po' da disoccupato, no? È il problema che svegliandomi tardi, così io non ho molto rigore, non mi piace perché le mattine butto, cioè, cazzeggio, sto al telefono, non faccio niente, ed è molto frustrante perché io avrei voglia di fare, solo che non ho nulla da fare. Quindi anche tipo stamattina che sono andato dal cliente è stato bello perché mi sono svegliato alle 7 e un quarto, ho fatto le mie cosine, sono andato, ho fatto colazione e poi sono arrivate tipo le 9, le 10 e avevo fatto un sacco di cose. Ed era la mattina, cioè era mattina tra virgolette presto rispetto a quando non lavoro perché alle 10 sono ancora a letto o comunque magari sono sveglio ma cazzeggio. Quindi non vedo l'ora di iniziare più che altro per quello, non tanto per i soldi o altro, ma è perché ho voglia di fare cose, rimettermi in gioco e imparare nuove skills. E niente, quindi quello. Oggi mi vado a fare una bella passeggiata, cioè mi faccio una passeggiata e poi dalla passeggiata vado direttamente in palestra, magari mi guardo il meteo com'è. E perché, cioè, provo a fare un giorno sì, un giorno no, anche perché adesso che inizio a lavorare sarà difficile sicuramente ritrovare la routine di andare in palestra un giorno sì, un giorno no, perché avrò essenzialmente molto meno tempo di conciliare tutto. Ho pensato che oggi a pranzo voglio stare abbastanza leggero, visto che non sta piovendo, mangio anche fuori, quindi mi faccio dei pomodorini a grappolo, rucola, posso fare... Ah, mi prendo anche il tonno. Mi prendo anche il tonno. Ciao. Faccio uno, dai. Ce l'hai. Pomodorini, mozzarella, tonno, rucola. Sto aprendo qualche pomodorino in più. Comunque, il fatto di mangiare abbastanza sani penso sia fisiologico perché io anni fa proprio non potevo immaginarmi una vita al di fuori della pasta, pizza, cotolette tutti i giorni. Questi pranzetti così leggeri non li concepivo neanche. Non ci metto il basilico, cioè avevo una mezza idea di farmi una caprese, solo che mettendoci la rucola, insomma rucola e basilico si vanno a smorzare tra di loro. Poi abbiamo detto la rucola, che è una bella quantità. Queste comunque sono maledette perché mangiando da solo e vivendo da solo, quando apro una cosa mi devo ingozzare. Quindi per forza di cose, o stasera o domani sera mi devo fare una piadina, qualcosa, perché sennò questa va a male. Più che altro, sapete come mai mi sta piacendo fare questi video? È che non è nulla di costruito, non devo pensare a copioni, non devo stare lì a, che ne so, a giocare a videogiochi per beccare una bella partita, non devo fare commentary, qua letteralmente faccio la mia vita e la filmo. Quindi penso che sia abbastanza anche sostenibile. Poi sembro un pazzo perché parlo da solo e almeno tengo un po', mi tengo un po' di compagnia. Allora, adesso condiamo con un po' di, con un pelo di olio.
Non mi so anche tanto. Potrei metterci anche il mais dentro. A sto punto. Mettiamoci anche il mais. Fanculo. Che mi guardo YouTube, visto che non ho amici con cui parlare, nessuno. Allora, sono uscito a prendere una boccata d'aria e ho visto uno sciame di bestie che non avete idea, quindi adesso io mi preparo e vado. Ok, questo è il suono del demonio. Che poi questo qua è fatto tipo per le zanzare, quindi forse non è abbastanza strong per le mosche. Non lo so. Cioè, non so se ha tipo le visioni o ci sono veramente. Yes! No! Yes! Oh, vi giuro, cioè, sei incastrato qua, non so come abbia fatto. Io adesso voglio andare in palestra, quindi mi devo prendere asciugamano, robe qua da stendere, no. Fantastico. La borsa e i pantaloncini ce li abbiamo, quelli devo metterli a lavare. Mi prendo una maglietta. Allarmi vari, giacchetta per passeggiata, che potrei prendere la macchina, solo che bisogna aggiungere, bisogna fare un po' di esercizio. Vedo l'ora che torni il caldo, anche perché così potrò utilizzare il monopalla per muovermi, perché è bello camminare, ma insomma quell'aggeggio del demonio è molto più divertente. Questo è il mio ultimo giorno di libertà, ci cioè dobbiamo fare appunto questa passeggiatina, poi palestra e poi ritorno che ci metto una mezz'ora, nulla di più, adesso me la allungo solo. Ha pure piovuto e quindi è tutto bagnato, tutto stopaccioso. Sto facendo slalom tra le spine. Ok, mi faccio questo pezzettino di prato e poi faccio un pochino più il cittadino, mi sa. Ok, ora passiamo davanti al Don Calabria e vediamo se c'è la strada chiusa o aperta o se mi tocca tornare indietro. Comunque il segnale per capire se siamo vicini a delle suore è sempre lo stesso in tutto il mondo, mi sa. Cioè, se vedete dei cipressi, sapete che ci stiamo avvicinando al nostro Signore. Ok, là in fondo c'è un cancello per lavori in corso, però mi sa che noi passeremo comunque. Giù c'era scritto che i pedoni non potevano passare, mentre qua no. Ah, non riesco a parlare. Mentre qua mi pare che ci sia il passaggio libero. Anche qua c'è fango, ma non c'è l'erba alta, quindi almeno mi sporco solo le scarpe. È bello fare queste passeggiate qua perché di solito vedi un sacco di cagnolini che vengono qua a correre, a giocare. E quando vengo su con l'Anelli, che è il mio cane, tiro sempre la pallina. Solo che lei è maledetta, cosa fa? Va dalla pallina, la rincorre, ma spesso e volentieri la lascia lì, cioè la morde un pochino e poi si dimentica. Vi spiego una cosa: ogni anno a Verona ci sono degli acquazzoni e questi acquazzoni portano un vento allucinante che fa cadere un sacco di alberi, quindi è pieno di questi buchi nei muri. Guarda, ce n'è un altro là in fondo dove gli alberi proprio stack cadono giù, sfondano tutto e poi bisogna ripiantarli. Cioè, è bella questa zona di Verona perché non ci viene mai nessuno e di conseguenza hai molta libertà a fare le tue cose, insomma, le tue passeggiate. Vieni qua con qualcuno e con i miei amici magari. Abbiamo fatto un sacco di compleanni qua vicino, non serve un permesso, non serve niente, ti porti la musica, ti porti da bere e non dai spiegazioni a nessuno. Mi ricordo che qua in quarantena venivano tutte le persone, cioè ovviamente i ragazzi, i buttei che conoscono sto posto, venivano qua e quindi vedevi le motociclette della polizia che arrivavano e la gente che scappava via. Essenzialmente la passeggiata del bosco sarebbe al di là di questo muro, quella che abbiamo fatto l'altra volta. Noi adesso, di fronte a quel bastione, semplicemente gireremo a sinistra e andremo giù verso Castel San Pietro che si trova in quella direzione. Io mi conosco abbastanza bene e so che in questi contesti di solito scivolo parecchio. Vi faccio vedere un easter egg per quelli che non lo sapessero. Vabbè, qua c'è una fontanella.
Ah, no, niente easter egg, c'è Luchetto. Di solito. Ah no, c'è Luchetto, ma è chiuso. Cioè, insomma, non è chiuso. Ecco, qua c'è una galleria che va in fondo di qualche centinaio di metri. Non vi ci porto stavolta. No, qualche centinaio di metri no, però un 5 minuti a piedi sì. Non vi ci porto stavolta, ma sappiate che c'è. Se volete girare un film horror, lì è perfetto. Fossi venuto qua in macchina, so benissimo cosa avrei fatto qua. Cioè, guarda che spettacolo. Pam! Però non voglio far venire nessuna strana idea a nessuno qua, soprattutto alle persone che stanno passando in macchina mentre io ci cammino. Geografia, ragazzi. Siamo arrivati da là. Lì c'erano le suore, abbiamo fatto quel percorso lungo lungo e dopo da lì abbiamo iniziato a scendere. E adesso siamo a Castel San Pietro. Iniziamo a scendere. Iniziamo a scendere. Ho voglia di andare in palestra. Corso Santa Anastasia, ci stiamo avvicinando sempre di più al nostro obiettivo. Datemi 10 minuti. Finito, finito, ora siamo in Piazza Bra. Ci siamo quasi. Intanto qua stanno imbastendo le bancarelle di Piazza dei Sapori, in Piazza Bra e in Via Roma. Quindi questo weekend mi sa che andiamo a fare un salto e vedere un po' com'è la situa. Oh, ragazzi, sono appena entrato in palestra e sono già completamente sudato, quindi non devo neanche fare il riscaldamento. E con questo intendo completamente sudato, cioè guarda che roba. Mamma mia. Ragazzi, ora torniamo a casa. Stanco morto le gambe. Sono appena fatto la doccia, però sti vestiti qua sono ancora sono ancora sudati dalla passeggiata di prima, quindi mi sento tutto l'appiccicaticcio. cioè non tutti i vestiti, solo il pile, però quel che basta per farmi sentire le braccia completamente sudate di nuovo. Ho appena iniziato a camminare. Oggi ho fatto un sacco di attività fisica, anzi ve lo dico subito. A parte la palestra, che quella purtroppo non ho nessun modo di tracciarla perché non ho un Apple Watch e qua non mi sono registrato le cose. Quasi 10 allora, oggi mi sono fatto quasi 10 km a piedi, palestra perché sono stronzo, quindi stasera noi siamo molto rilassati, non ho voglia di cucinare chissà cosa, ci mangiamo appunto delle piadine, delle piadinette. Domani è il primo giorno di lavoro, ragazzi, quindi io tra un po', vabbè che devo essere là alle 9, ci metto 20 minuti di macchina ad andare, quindi molto molto easy, anzi molto meno di quanto ci mettevo nel mio lavoro precedente. Pensate che in Olanda, che era 2 lavori fa, io vivevo ad Amsterdam, lavoravo, l'ufficio era o a Utrecht o a Rotterdam, dipendeva dal giorno. Quando andavo a Rotterdam 2 volte a settimana, io ci mettevo 2 ore ad andare e 2 ore a tornare, sommando i bus, il tram, scusa, bus, metro, treno, e poi arrivavo a Rotterdam, metro. E bus. Spendevo 40 euro per andare in ufficio. Questa è mortadella. Mortadella sia. La famosa bondola. Stasera devo solo editare questo video e quindi non ci metterò tanto, a dire la verità. Io ho già tutto pronto, non faccio cagate? No. Sì, decisamente sarà una porzione abbondante di affettato e di piadina. Me ne basterebbe una, penso. Una piadina c'è. Mai mangiato una piadina con la mortadella? Questo è un esperimento interessante. Ragazzi, festeggiamo a questo nuovo inizio, il nuovo lavoro e soprattutto anche a questo percorso che sto iniziando con voi. È molto terapeutico e io adesso mi mangio queste piadine prima che diventino fredde. Ci vediamo!